Paladini e paladine, bentornati e bentornate. Che bello ricominciare con voi questa meravigliosa avventura con Verba Manent, il podcast che vi fa viaggiare nella storia delle parole. Intanto mi scuso per tutti quelli che ogni settimana aspettavano una nuova puntata, ma ci siamo presi una piccola pausa, insomma, per farci venire nuove idee, per lavorare a nuovi contenuti e concentrarci su altri aspetti del nostro progetto di divulgazione. Ma finalmente siamo tornati e vi aspettano tantissime nuove puntate e nuove parole da analizzare, ovviamente. Prima di buttarci nel vivo di questa nuova puntata, che affronterà, ve lo dico subito, una parolina mica da ridere, bella complicata e piena di risvolti, vi ricordo che potete trovare il mio progetto anche su altri posti, in altri luoghi, in particolare su Instagram. Lì mi trovate come Enrico M di Palma, Enrico M di Palma, tutto attaccato con la M, insomma, minuscola. Cercatelo, mi troverete lì, posto quotidianamente contenuti inerenti alle cose che ci piacciono da morire, quindi la lingua, la linguistica, il Medioevo, soprattutto la letteratura e tutte le cose di cui mi sentite straparlare anche qui sul podcast. Parto ovviamente anche salutando il nostro buon Anacleto, l'assistente tuttofare che, insomma, dietro le quinte di Verba Manent lavora alle puntate dal punto di vista soprattutto tecnico, ci monta le puntate, ci permette che siano sempre belle, squillanti e che valorizzino al meglio questi contenuti. Quindi grazie Anacleto, bentornato in squadra, e direi che ci possiamo buttare subito nella parola di oggi, ma non prima di lanciare la nostra sigla. Paladino di Francia, quando il sole si alza, tu stai già galoppando sulle cime del mondo. Fa freddo, il cavallo è stanco e non hai fatto colazione. Allora, il termine di oggi farà drizzare i capelli a molti di noi, a molti di voi. Perché? Perché è un termine che subito non ci trasmette una certa simpatia. Anzi, devo dire la verità, probabilmente c'è stato anche un cambio generazionale, perché quando io ero ragazzino, quando io ero piccolo e sentivo pronunciare questa parola, subito mi attivavo, mi eccitavo, mi piaceva da morire discutere di questo argomento in particolare. Poi col tempo, con gli anni, mi sono un po' disaffezionato a questo termine, che ha preso per me un'accezione un pochino più negativa. E devo dire che vedo che la stessa cosa è successa anche a tante altre persone più o meno della mia età. Non so, con le nuove generazioni forse le cose sono un pochettino cambiate. Sto parlando della politica. Politica, questo termine che subito ci suona di palazzi di potere, di caste, di intrighi, di inciuci. Ecco, questo sicuramente anche grazie a una stagione politica all'insegna del populismo che da un lato e dall'altro probabilmente ci ha dato una percezione di questo aspetto della società umana non proprio lusinghiero. Ecco, però come sempre noi non ci fermiamo a queste prime sensazioni, a queste prime idee. Proviamo a entrare un po' più in profondità rispetto a questo concetto, e lo facciamo utilizzando la suggestione della lingua, quindi della parola, del suo significato, della sua etimologia e di come è cambiata nel corso del tempo. La parola politica, diciamolo subito, deriva dal greco politiche, che è un aggettivo che vuol dire ciò che ha a che fare con la città. In realtà non vuol dire proprio città, la parola è polis, la parola greca, e le polis che cos'erano? Erano le città-stato dell'antica Grecia, come Atene, Sparta, Tebe e così via. Erano degli organi sicuramente statali, città-stato appunto, quindi che avevano in sé il potere, la gestione del potere della cosa pubblica, ma che avevano dimensioni appunto che noi oggi possiamo paragonare a quelle delle città. Quindi ognuna di queste città si autogovernava indipendentemente. Politiche vuol dire tutto ciò che ha a che fare con la polis, quindi con l'amministrazione statale, tutto ciò che ha a che fare con la gestione della cosa pubblica, diremmo noi oggi in qualche modo, mutuando un'espressione che incontreremo più in là nella nostra storia. Non è un caso che questo termine nasca proprio in Grecia, nell'antica Grecia. Perché? Perché aveva una situazione, diciamo, nel bacino del Mediterraneo piuttosto peculiare. Esistevano i grandi regni orientali, anzi i grandi imperi orientali come quello persiano, mentre la Grecia si doveva confrontare con un modello di organizzazione del potere e della società basato appunto sulla città. Bisognava imparare a organizzarsi a un livello un pochino più piccolo, ci si doveva quasi autogestire in un certo senso.
E quindi gioco forza alla cosa pubblica interessava un pochino di più a tutti quanti. Interessava un pochino più fasce della popolazione diverse, varie, non soltanto il monarca o l'imperatore, come avveniva negli stati orientali. Questo ovviamente in un quadro in cui la democrazia, anche se a parole esisteva, era qualcosa di molto esclusivo, molto più rispetto a oggi. Comunque sì, appunto, proprio lì dove c'è questa necessità si sviluppa una serie di riflessioni, si sviluppano una serie di idee che hanno a che fare proprio con la politica, con la gestione del pubblico. Uno dei primi pensatori a mettere a tema proprio questa cosa è Platone, che scrive un'opera che si chiama La Repubblica, in cui prova a costruire un modello politico, quindi un modello di organizzazione della società. E come pensa, come ragiona Platone? Ma la pensa in termini di pianificazione, quindi prende il suo bel foglio di carta e inizia a buttare giù, a partire dagli universali, dalle idee, come costruire un modello politico che possa funzionare. Quindi questa è un po' la sua idea, un'idea di programmazione del sistema politico. Però la vera, diciamo, teoria che a un certo punto si afferma e che diventerà poi fondamentale per gli sviluppi futuri è quella di un altro filosofo famosissimo, Aristotele. E Aristotele pone la faccenda in un modo un pochino diverso in un'opera che si chiama proprio La Politica, quindi proprio anche colui il quale, diciamo, consacra questo titolo, conia questa parola nell'uso in cui, insomma, lo utilizziamo ancora oggi. Per Aristotele raggrupparsi, stare insieme, quindi creare una comunità, darsi delle regole di gestione, non è un'operazione, come dire, che a un certo punto la civiltà elabora, ma è quasi una necessità dell'essere umano. E quindi è quasi un istinto, secondo Aristotele. E secondo lui questa cosa la vediamo già nella tendenza che abbiamo così naturale, così istintiva, ad accoppiarci, a ritrovarci in gruppi, a organizzarci in tribù. Tant'è che lui conia l'espressione politikon zoon. Quindi l'uomo è un animale zoon politico. Quindi un animale portato per natura a unirsi ai propri simili per formare delle comunità. Quindi, ci dice Aristotele, la politica non è una pratica che qualcuno a un certo punto tira fuori e organizza, ma è quasi un istinto, una tendenza proprio dell'essere umano, una tendenza che ha bisogno di essere soddisfatta. È molto famosa la sua teoria delle varie forme, no? Di governo, quella retta da un solo uomo, quella retta da poche persone, quella governata da tutti. Ma la cosa più interessante forse del suo modello è che per arrivare a questa ripartizione parte da un altro concetto, ossia dal concetto di oikos, di casa. Secondo Aristotele, il principio base della politica non è nello Stato, non è nelle istituzioni, ma è nella gestione della casa. Secondo Aristotele, quindi, la politica non si colloca primariamente a livello delle istituzioni, a livello dello Stato, ma si colloca nella gestione domestica, nella gestione della casa, quindi nella famiglia in un certo senso. E poi le famiglie si raggruppano in villaggi, i villaggi si, diciamo, definiscono come città e così via. Quindi un modello, se vogliamo, antitetico a quello di Platone, che prevedeva una pianificazione dall'alto. Qui, diciamo, invece, ci dice Aristotele, le cose partono dal basso e pian piano vengono organizzate in sistemi sempre più complessi. La politica dunque inizia ad assumere una forma un po' particolare, no? Aristotele ci dice, in quel mondo greco che insomma abbiamo un po' visto, che si tratta di una cosa di tutti, che viene esercitata a ogni livello, a partire dal modo in cui dentro le nostre case noi gestiamo i rapporti fra le persone. Ovviamente Aristotele lo fa a modo suo, giustifica i rapporti di schiavitù, giustifica i rapporti patriarcali, cioè quelli dell'esercizio del potere da parte del maschio sulla moglie e sui figli, cosa che per noi ovviamente oggi è inaccettabile. Però è interessante vedere come ponga l'accento non soltanto sulle strutture pubbliche, quelle dello Stato, ma un po' in tutti i contesti. Perché? Perché il potere viene esercitato ovunque, a livello microscopico e macroscopico, e quindi ci riguarda tutti, un po' a prescindere dal nostro livello di coinvolgimento nelle cose grosse, nello Stato. Siamo, appunto, tutti quanti animali politici. Facendo un passo avanti, il mondo romano invece non era molto interessato alla riflessione filosofica, soprattutto in campo politico. Mentre Platone e Aristotele partivano dall'universale per arrivare al particolare, Roma dava per scontato che politica volesse dire il governo di Roma. Quindi, diciamo, insomma, saltava tutta la parte speculativa. Non troviamo quindi molti riferimenti al termine politica. Se ne utilizza un altro, si utilizza un'altra espressione, forse più pratica, sicuramente più concreta, cioè res publica,
che non vuol dire proprio repubblica nel modo in cui lo intendiamo noi, ma vuol dire semplicemente la cosa di tutti. Quindi che cos'è la politica? È la cosa di tutti, quello che riguarda tutti, la gestione di tutto, in un certo modo, di tutte le persone. Comunque la parola politica non sparisce del tutto. Anzi, la ritroviamo in una sua forma un po' strana, un po' particolare, nel basso medioevo. Siamo nel XII secolo, un periodo di grande espansione urbana ed economica. È l'epoca delle università, dei contatti con la cultura araba, della riscoperta dei classici, soprattutto della lotta fra i poteri universali, papato e impero. In questo clima bello frizzantino tornano le riflessioni teoriche sulla politica e su un concetto di politica, diciamo, un po' più alla greca. Se dobbiamo avere a che fare con i massimi sistemi, addirittura con gli universali del potere, il papato e l'impero, è necessario tornare a una riflessione filosofica sul tema per capire chi ha ragione. Ma è anche un'epoca incredibilmente complessa, dove un po' di pratica serve a un certo punto. Quindi, da un lato, nascono i trattati politici, fra cui si può citare addirittura la Monarchia di Dante, scritta un paio di secoli dopo questo periodo, e dall'altro si sviluppa un genere, quello degli specula principis, cioè degli specchi del principe, che sono dei veri e propri manuali per il buon governo, che vengono scritti di solito dagli intellettuali e vengono dati ai regnanti di turno. Ecco, la cosa interessante per tornare al nostro XII secolo è che all'origine di entrambe le tendenze si colloca un'opera, scritta da Giovanni di Salisbury, un filosofo e teologo che aveva studiato alla scuola di Chartres in Francia. Voi in realtà già lo conoscete questo personaggio, anche se non lo sapete. Perché? Perché è quello che in un'opera che si chiama il Metalogicon ci riporta una frase famosa, segnalandoci che, insomma, era stata pensata dal suo maestro. Diceva Bernardo di Chartres che noi siamo come nani sulle spalle di giganti, così che possiamo vedere più cose di loro e più lontane, non certo per l'acume della vista o l'altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati in alto dalla statura dei giganti. Ma citazioni a parte, anche perché insomma questa citazione è stata attribuita a un sacco di persone diverse, ma ripeto, l'originale lo troviamo proprio in Giovanni, torniamo alla nostra opera, che ha aperto le strade della trattatistica sul tema del potere pubblico nel Medioevo. Giovanni la intitola con un neologismo pseudo-greco, cioè con una parola in latino che si inventa però lui a partire da espressioni greche. Il titolo è Policraticus. Ovviamente alla base c'è la nostra polis e potremmo definirlo il ritorno della parola politica all'interno della riflessione sul tema. Il libro, inventando un po' un genere letterario, è alla base sia del filone dei trattati teorici sia di quello degli specula dei manuali pratici. Qui non ci sono ambiguità di sorta. Il Policraticus, ossia l'uomo che fa politica, è la persona che si occupa di reggere lo Stato. Ovviamente in prima battuta è il re, ma non mancano consigli rivolti alle persone della sua corte, ai funzionari, ai burocrati. Osserviamo quindi l'affermarsi di due tendenze. Da un lato vediamo la nascita dello Stato moderno, che non è più né l'autogestione delle polis, né l'universalismo romano, né tantomeno il particolarismo feudale, ma un sistema di gestione del potere che si articola con una certa complessità e burocrazia. Dall'altro osserviamo al chiudersi del termine politica in un'accezione piuttosto ristretta. Non c'entrano più la casa o la comunità, ma è monopolio di un ristretto gruppo di professionisti del settore. La politica diventa quella cosa che fanno i politici. Ed è proprio in questa accezione che ne parleranno Machiavelli, Hobbes, Weber e così via. E di fatto è il modo in cui ne parliamo noi ancora oggi. Politica come gestione dello Stato. Ovviamente non è che voglio dire che la riflessione sulla politica dopo l'amato Giovanni di Salisbury sia stata inutile, noiosa e tutto uguale, ci mancherebbe. Ma che di fatto il significato del termine politica si è specializzato in una precisa direzione, almeno nel suo uso comune. In questo probabilmente la lingua italiana non ci dà una mano, mentre chi parla inglese può contare su una serie di termini che danno una mano a valorizzare una certa varietà di punti di vista. Intanto c'è politics, che è il termine più simile come significato al nostro politica, e sta a indicare quella serie di rapporti di forza fra partiti o gruppi per la spartizione del potere,
Gli inciuci per il Quirinale sono politics, le campagne elettorali sono politics, le commissioni parlamentari sono politics e così via. Poi c'è la policy, che invece è il lato pragmatico della cosa. È un insieme di comportamenti, leggi, vincoli che vengono messi in atto per risolvere un determinato problema. Sono quelle che evochiamo quando parliamo di politiche del lavoro, politiche per l'inclusività, politiche industriali. Non c'entrano per forza organi del potere pubblico, e infatti le policy le attuano anche le aziende, le organizzazioni, i gruppi informali. Insomma, quando decidiamo chi fa cosa in determinati contesti, stiamo creando una policy. C'è anche un altro termine molto figo dell'inglese, che è polity, e sta a indicare un'unità politica, un gruppo di persone che si riconoscono come identità collettiva, organizzata in un determinato modo, che sia uno stato, una tribù, un'azienda. È una specie di forma moderna per recuperare il concetto di nazione, mettendo l'accento sull'appartenenza, ma ripulendolo dai suoi aspetti più etnocentrici, ecco. E poi c'è l'elefante nella stanza, la locuzione più amata dai conservatori di tutto il mondo, protagonista indiscusso di siti, podcast e testate giornalistiche, il politicamente corretto. Se agli inizi del Novecento questa espressione era usata in modo letterale, ossia stava a indicare quelle persone che seguivano l'ortodossia politica di una certa parte, a partire dagli anni 70 ha iniziato ad assumere il significato attuale. Per le femministe dell'epoca era una critica autoriferita, anche venata di ironia se vogliamo, usata per stigmatizzare alcune proprie posizioni ultraortodosse. Negli anni 90, tuttavia, la locuzione inizia a essere usata da giornali e movimenti conservatori, nel modo in cui lo conosciamo noi oggi, ossia per criticare le posizioni della sinistra in ambito socioculturale, soprattutto per quanto riguarda femminismo, comunità LGBT e minoranze etniche. Così, oggi, politicamente corretto viene usato come sinonimo di censura, conformismo, puritanesimo, pensiero unico. Vi risparmio il mio punto di vista sul tema e vi rimando alla mia puntata sulla cancel culture, dove ne parlo approfonditamente. Ma qui ci basti ripensare a una cosa. La politica, che sia quella corretta, quella della policy o del politikon zon di Aristotele, ci riguarda tutti. E non solo nel banale, trito e retorico richiamo all'importanza di recarsi nelle urne una volta ogni non so più quanti anni, perché questo copre solo una piccolissima fetta dell'ambito del politico. Piuttosto nel senso più ricco e utile del termine. C'è politica dove c'è un potere, un rapporto di forza, e anche lo schiavo, ci direbbe Hegel, ha un ruolo e un peso in questa tensione. C'è politica quando compriamo qualcosa al supermercato, quando scriviamo una frase sui social o ci mettiamo d'accordo con la nostra coinquilina su chi lava i piatti. È politica il modo in cui lavoriamo. È politica la relazione fra noi e i nostri prof a scuola, è politica la scelta delle vacanze e della città in cui vivere. Uscire dalla visione per cui tutto è nelle mani di un'entità astratta e universale è il primo passo per fare davvero la differenza e sentirsi un po' meno schiacciati e un po' più potenti ed efficaci. Quindi il mio invito è quello di essere tutti quanti sempre un pochino più policratici. Adesso che abbiamo imparato questa meravigliosa parola medievale, la dovremmo usare ogni 3x2, mi raccomando. Io intanto vi ringrazio per questo bel ritorno di Verba Manent. Abbiamo fatto un altro meraviglioso viaggio, lunghissimo, forse più lungo del solito, non lo so. Vi ringrazio per l'attenzione, spero che la puntata vi sia piaciuta. Venitemelo a far sapere su Instagram, venite anzi a chiacchierare sotto il post relativo, dicendomi cosa ne pensate voi, qual è la vostra opinione su questi temi. Noi ci sentiamo venerdì prossimo e buon weekend! Storia del coraggio di un coniglio che non scappa ma affronta il suo incubo peggior.